sono i nag sulla spiaggia. Questi serie di video per questi giorni, non so quanti ne faremo, ne farò. Ho parlato al plurale, ti coinvolgo. Sei già stato coinvolto in questo Lockmas, così ora sei dentro il progetto dove cercherò di caricare almeno un video al giorno per i prossimi X giorni. Non so quanti, non voglio dire cose che poi non riesco a rispettare. Oggi siamo venuti al mare e vi faccio godere un po' di questa giornata. Ma inquadra il mare, inquadrare la città. Ah, quanto mi era mancato. L'anno scorso partivo per le Filippine. Stesso mare, più o meno, è quello. Beh sì, uguale. La Versilia contro le Filippine. Siamo lì, ce la giochiamo bene. Ma ci si gioca bene. Questo sole, che goduria, mamma mia. Comunque è caldissimo, cioè io stavo in camicetta leggera in riva al mare e stavo bene, quindi top. Penso che veramente in questo periodo, più che mai, abbiamo imparato ad apprezzare le piccole cose, perché io vi giuro che questo sole e adesso stare qui al mare è un lusso, cioè veramente mi sento nel lusso. Wow. E già che ci sono, vi volevo far vedere la mia mano, anzi le mie mani per questo anno. La mia amica Silvia, che è anche la proprietaria di Prezioso, che fa gioielli, mi ha regalato questo anello con il mondo che ho deciso di tenere all'indice. Poi c'è questo che è l'anello che mi ha regalato mia mamma, praticamente è un opale blu australiano che poi ha fatto incastonare per la mia laurea in questo anello di d'oro. E poi la mano destra si presenta così, un pochino più semplice forse rispetto a prima, con questi due anelli sempre di Preziosa, che in realtà questi sono quelli che ho pensato io e creato con la mia amica Silvia, quindi Silvia Fashions per Preziosa. Sono un anello a pallini con sopra delle pietre dure, oppure ci sono anche delle resine che hanno dei dettagli dorati dentro, e questi io li metto in coppia all'anulare dell'altra mano. Quindi aspetta Jimmy, reggimi un secondo la fotocamera, facciamo vedere insieme la coppia. Ecco. Questa è ecco, questa è come le mie mani per questo nuovo anno si presentano. Non penso che aggiungerò altro, mi piacciono così. Perché mia mamma, viaggio, mondo e questo mio piccolo progettino con la Silvia, quindi viaggio, ma casa, sogna, insomma un po' tutto. Certo. Per me è tutto ha significato. Un po' parole manca solo. Oh Jimmy, cacciaci l'anello, Jimmy, cacciaci l'anello, oh Jimmy, cacciaci l'anello. Oh, in che senso? In che senso? Io sono pronta, libero un dito. Guarda allora. Quanti non liberi io, pieno, guarda. Avanti. Ah già, comunque Jimmy ha deciso quando mi farà la proposta. No, sì, l'hai detto tu. No, io non ho deciso proprio nulla. Mi tocca aspettare altri 2 anni e mezzo. No, ma perché la bellezza è numeri tondi. Se mai sarà un numero tondo, almeno 2 anni e mezzo.
Buona. Perché questo siamo al nostro settimo anno, però io sono dell'opinione che questi due periodi di quarantena valgano doppio. Quindi in realtà noi stiamo entrando nel nostro nono anno, quindi in realtà l'anno prossimo la proposta. Andiamo a passeggiare, vai! A casa, la nostra giornata volge al termine. È stato bello tornare al mare, rivedere il mare, fare delle piccole semplici cose, ma che veramente rendono super super felice, soprattutto in questo periodo. Comunque, io concluderei qui Lockmas Day 1. Fatemi sapere se questa cosa vi piace. Io continuerò per i prossimi X giorni a cercare di pubblicare un video al giorno, ci provo. E basta, spero che questo mini progetto, mini idea diversa, un pochino ispirata a Vlogmas, che in realtà è una cosa molto che fanno molto in America, cioè un video al giorno per tutti i giorni dal 1 di dicembre al 25 tendenzialmente, anche se molti lo fanno fino al 12, e io non l'ho mai fatto, quindi ho pensato, visto che questo è un periodo un po' strano in cui un po' tanti sono un pochino più soli, spero di potervi fare un pochino compagnia e basta, quindi sappiate che ci sarà Jimmy in qualche modo, non lo so, devo ancora pensare tutto, ma ci divertiremo. Chi c'è? Tu, amore, tu sarai la special guest, visto che siamo io e te essenzialmente, i tuoi genitori, ma sì amore, sì, sarà tutta intonata. Dai, che vogliono un sacco di... sai quanti mi hanno chiesto il Q&A di coppia? Potremmo farlo, visto che ci sono delle novità, come avrete notato. Bisogna un pochino aggiornarli. Ma non mi sa di cosa? Sento il dito che inizia a pesare. Ma che cazzo di... Ma perché? Ma non c'entra niente. Ma insomma... Non esiste questa ora. Vai, e incominciate a lasciare le domande per il Q&A di coppia, lo coinvolgerò e... Amore, povero Cristo, mi dispiace.